È il tuo primo giorno di lavoro su una fregata spaziale classe Alfa. E il tuo unico compito è molto semplice. Devi accendere il raggio attraente quando ti viene ordinato e spegnerlo una volta che l'astronave ha agganciato la piattaforma. Facile, no? Poi però all'improvviso la tua astronave viene colpita. Tu vieni sbalzato in avanti da un'esplosione. Batti forte la testa sul pavimento e quando cominci a riprendere i sensi, lo senti. Quel profondo, lento, inconfondibile respiro meccanico. Inspira ed espira. Capisci che è lui, il solo ed unico Darth Vader. Una sola cosa ti passa per la testa. La nostra astronave è caduta nelle mani di Vader e dei suoi. Come farò ad uscirne vivo? Naturalmente, Darth Vader non è stato sempre l'oscuro e minaccioso signore dei Sith. Molto tempo prima che il senatore Palpatine, che in segreto era Darth Sidious, lo convertisse al lato oscuro della forza, Vader era un vispo ragazzino di nome Anakin Skywalker. Dopo aver vinto una gara di pod, Anakin viene liberato dalla schiavitù grazie al maestro Jedi Qui-Gon Jinn, dalle capacità molto particolari, e si ritrova ben presto nel mezzo della battaglia per la galassia, dopo che Qui-Gon scopre che il ragazzino era irradiato di midichlorian, cosa che secondo il maestro lo rende colui che porterà equilibrio nella forza. Ora, prima che tutta la prenda perché sei deluso di sapere che la mitica forza in realtà è un concentrato di microorganismi immaginari, sappi solo che sono d'accordo con te. Comunque, Anakin Skywalker cresce e inizia il suo addestramento da Jedi sotto la guida di Obi-Wan Kenobi, un allievo di Qui-Gon Jinn. Anakin si innamora della principessa, poi regina, poi senatrice galattica Padme Amidala. Se hai visto la saga, la storia la sai già. Altrimenti, la trama in soldoni è questa. Naturalmente è tutto molto più complesso di così, ma in certi casi è eccitante come guardare una tribuna politica, perciò quelle parti le saltiamo. Palpatine approfitta della paura che ha Anakin di perdere Padme e lo spinge a tradire la sua fedeltà verso i Jedi. Nello scontro finale a suon di spade laser sul ciglio di un fiume di lava, Obi-Wan sconfigge Anakin, rimasto mutilato e dato ormai per morto. Ma Palpatine, ora imperatore, lo salva aggregando quanto restava del suo corpo ad un insieme di parti robotiche. Lo inganna facendogli credere di aver ucciso la sua amata Padme e con un melodrammatico «No!» finalmente nasce il vero Darth Vader. Negli anni seguenti, l'impero si espanderà fino a governare con pugno di ferro su tutta la galassia e Darth Vader sarà il principale braccio destro del malvagio imperatore. Lo so, il primo Guerre Stellari l'abbiamo visto tutti. Che poi l'intera saga di Star Wars è la seconda saga di tutti i tempi per incassi, dietro ai film Marvel e davanti al mondo magico di Harry Potter. Ok, detto questo, qualcosa mi sarà pur utile per sopravvivere al cospetto del più leggendario cattivone di tutta la galassia? La domanda che tutti quanti, grandi e piccini, si fanno fin dal 1977. Ma bisogna conoscere il proprio nemico, no? E ora proviamoci. Anzitutto, per sconfiggere uno Jedi, devi essere a tua volta uno Jedi, giusto? Lato oscuro o meno, ci vorrà un bel po' di più di quello per maneggiare una spada laser e uscire tutto intero da questo guaio. Ad ogni modo, non si diventa certo Jedi dalla mattina alla sera. Certo, a meno che si nasca con un anomalo flusso di midichlorian addosso, chiaro. Niente, proprio non mi va giù. Tornando sulla Terra, quella vera, puoi provarci andando in Australia. In un censimento del 2011, più di 65.000 persone hanno dichiarato di essere membri dell'Ordine dei Jedi. Oppure in Texas, dove nel 2007 venne registrato il Tempio Jedi, che nel 2015 ha ricevuto persino un'esenzione dalle tasse. In cosa consista un addestramento Jedi alla texana non mi è tanto chiaro, ma di sicuro la spada laser e il cappello da cowboy fanno una bella coppia. A proposito, pochi mesi fa, febbraio 2019, la Federazione Francese di Scherma ha riconosciuto ufficialmente i duelli con la spada laser come uno sport agonistico, sullo stesso piano delle discipline olimpiche di scherma, come il fioretto. Ovvio, le simpatiche spade laser in policarbonato che usano loro non servirebbero a niente contro quelle fatte di pura energia usate da Vader e Co. Però che bello immaginarsi di arrivare un giorno alle Olimpiadi e vedere schermidori che si sfidano a colpi di spada laser. Proprio come sognavi di fare tu quando eri bambino e provavi a imitare Luke Skywalker con i tuoi amici. A proposito di bambini, chi ha dai 4 ai 12 anni può recarsi a Disney World Hollywood Studio e unirsi all'Accademia dei Jedi e ricevere un vero addestramento, anche se molti altri parchi a tema della Disney hanno chiuso questo programma negli ultimi anni. In effetti forse sono bambini troppo piccoli per affrontare il malvagio Lord Vader. Forse mi sto facendo trasportare troppo, ad ogni modo, il programma chiamato Addestramento Jedi Le Prove del Tempio dura 20 minuti e mostra ai piccoli Jedi in erba come indossare la tunica e come affrontare a colpi di spada laser tutti i più noti cattivi della galassia di Star Wars, tra cui Darth Maul e naturalmente lui, Darth Vader in persona. Ma che bello! Ci fosse stata la stessa cosa quando ero piccolo io, avrei fatto ammattire i miei genitori per farmici portare.
Ma scusate, sto divagando, è una cosa che faccio spesso. Ma ora via dal mondo reale e parliamo di problemi più urgenti. Devi uscire vivo dal tuo scontro col signore dei Sith. Per prima cosa, io andrei su quel pannello che porta sul petto. Con tutti quei bottoncini luminosi ce ne sarà uno per spegnere tutto, no? Vader ormai è più una macchina che un uomo, è contorto e crudele, ma è molto improbabile riuscire a mettergli una mano addosso senza essere prima strangolato dalla forza. Fingersi morti è un'opzione migliore, forse. Tieni chiusi gli occhi e cerca di non starnutire mentre Vader ti passa accanto. Con un po' di fortuna non farà caso a te. Anche se un signore così potente nell'uso della forza non ha certo bisogno di vedere con i suoi occhi dal buio del suo elmetto. Uno Jedi sente le cose prima di vederle e la tua paura, di sicuro ne avrai un bel po', ti farà scopare all'istante da Darth Vader. Ma poi magari non sarà minimamente interessato ad occuparsi di te, ma questa è un'altra storia. Chissà, forse, se non ti vede come una minaccia, passerà oltre e ti concederà il lusso di un secondo giorno di lavoro sull'astronave. Certo, a meno che non gli vada di farla saltare in aria con qualche superarma, chissà. C'è però anche una terza scelta, come si suol dire, se non puoi batterli, unisciti a loro. E siamo onesti, le tue chance di uscire vivo da uno scontro con Darth Vader sono nulle. Insomma, parliamo di un tizio capace di strangolarti senza nemmeno sfiorarti. Dubito anche che vada in giro con un DNA test portatile per verificare la tua conta di midichlorian, ma se hai le potenzialità per passare al lato oscuro, di sicuro se ne accorgerà. Anche se non hai ciò che serve per diventare un Sith o addirittura un signore dei Sith, forse potrai almeno arruolarti tra i soldati imperiali. Se però odi la violenza e arruolarti non è un'opzione per te, vedila in questo modo. Anche la Morte Nera ha bisogno di manutentori. Insomma, quel trita rifiuti non si riempie mica da solo. Ehi, magari riuscirai a convincere Vader a passare al lato positivo? Dai, dai! Secondo te come potresti cavartela in un faccia a faccia col malvagio Darth Vader? Fatti sentire nei commenti, magari non ho pensato a tutto. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un like al video e condividilo con gli amici. Qui troverai tanti altri video divertenti per te. Resta con noi, dal lato positivo della vita!